a tutti, io sono Valerio. Io sono Luisa. Noi siamo i Dissiamo Migliori Amici e nel video di oggi vogliamo fare una sfida. Dato che lei ha avuto tantissime relazioni tossiche. Ma non è vero! Assurde, è vero, veramente incredibili. Anche io un paio, poche, non paragonabili. Non è vero proprio. È verissimo. Abbiamo deciso di scrivere qui i nomi di tutte le mie ex e tutti gli ex di Luisa. Quindi lo agiteremo e una volta prenderà un foglietto e dovrà raccontare. Quindi la prima storia che viene in mente o la più assurda relativa al nome che ha pescato. Allora, io direi che prima il signore. Io ho paura del nome che potrebbe sta scritto, mica si vede là, lo tengo così. No, 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 ma è giusto. Iniziamo raccontando un ex di Luisa. Allora, dico degli indizi, qualcuno di voi potrebbe averlo visto, ma non si deve far vedere i nomi, lui, i miei non li puoi far vedere, infatti tu l'hai fatto vedere. È uscito il nome Simone, l'ex Luisa, lo conoscete benissimo. È iniziata malissimo, ci odiavamo, abbiamo fatto una rissa più di una volta, diciamo che il nostro passato è meglio non descriverlo, siamo tornati amici. Diciamo che ha fatto altre scemità nell'ultimo periodo, ma va bene. Ha fatto un glow up assurdo, è cambiato totalmente, prima o poi lo dobbiamo riportare nei video e Luisa sta rosica. E no, non rosichi quando un ex fa il glow up. Ma io gli auguro ogni bene. Ogni bene, sì, appena si trae una più figa di Luisa non è possibile. Ogni bene. Non è possibile, l'ho detto subito. Voglio vedere come reagisce. Però non succederà, non è possibile. Vai avanti. Di lui già sapete le situation. Dato che loro due si sono letteralmente picchiati. E ci sono anche le prove, perché abbiamo anche i video del fatto che loro si sono picchiati. Beh, ma anche quindi prima non è che c'è molto da dire. Cioè, il loro rapporto è nato da loro due che si erano picchiati. Cioè, ho detto tutto. Comunque hai ragione, ora pesco io. Ne ho pescati due. Ne basta uno, tranquillo. Allora, vediamo qual è il nome che esce. Ma io ho paura a leggere che sta scritto. E dai, lo sapevo. Mamma mia, ragazzi. Lo sapevo che usciva una mia, ma perché sono più nomi miei di quelli di Luisa. È giusto, perché io ho molto più ex di quanti ex Luisa abbia. Quindi... E quindi il problema è quindi... tuo. Non le ho potuto scrivere neanche tutte. Non ho mai potuto scriverle tutte, perché sennò uscivano solo. Vai, parla te. Che cosa vuoi raccontare di M? Allora, prima cosa, mi ha rotto i trucchi. Quindi per me lei è tipo il diablo. È il diablo. Cioè, stai esagerando, non l'ha fatta apposta. Tu pensi che ti abbia rotto il rullo? Ok, le ha rotte. Ecco, non iniziamo a mentire. Raga, è il diablo, è il diablo. Vi dico solo che lei non l'avete mai vista. Era dispettosa, perché era antisocial. Quindi in realtà loro avevano tipo questa reazione un po' clandestina. E questa scoppiata, perché solo così posso descriverla, veniva tipo qui solo alle 3 di notte, tipo lui la chiamava alle 4. Allora, lei aveva una situazione familiare particolare. Il padre non voleva che lei aveva ragazzi se non approvati da lui, che lui già doveva conoscere da anni. Cioè, non so che problemi abbia, era tipo mezza americana, il padre aveva una mentalità tipo americana... Old conservatore. Sì, raga, ma allora questo significa che quindi tu puoi sgattaiolare di notte. A me casava, mi sembrava quelle storie americane dei film. Lei però aveva secondo me qualche disturbo, non lo so, perché ogni volta che io e lei ci litigavamo c'entrava sempre Luisa. Alla fine rompeva qualcosa di Luisa o rubava qualcosa di Luisa. Pesca tu, vai. Lei era stupenda, però a livello estetico penso sia tra le più belle che ho avuto. Sì, capo, ma bella e pazza, bro, non vale. Vai, dai, come ne uscirò tu? No, invece, Maro, questo, lei aveva anche un soprannome molto carino, ti ricordi? Dai, lo dico Roberta, te la ricordi? Le poste. Qual era il soprannome? Fammi sentire. Non lo so, tu e le tue amichette gli davate i soprannomi, non... Ti ricordi, no? No, ma non li vuoi più dire i soprannomi che davate? Prima li poteva dire, dovevamo dirli questi soprannomi, ma sono top. Vabbè, questa è una un po' più vecchietta, diciamo, come tempistiche. Beh, non è che era troppo pazza, a mio parere. Non era troppo pazza. Dai, c'è di peggio. Yeah, dai, racconta c'è seriamente. C'è di peggio. Yeah, allora, lo racconto io, perché questa non ha senso. Da pochissimo è iniziata in maniera ridicola ed è finita peggio. Come inizia? Io le faccio vedere un trucco di magia. Prendo una moneta a 2 euro, le dico: vedi questa moneta? Mm-hmm. È una moneta a 2 euro, giusto? Chiudi gli occhi.
E io le diedi un bacio, non l'ho fatto ovviamente, ma questa era la cosa, capì? Eri proprio un romanticone. Capì, romanticone, mamma. In realtà non lo fate perché praticamente non avevo l'approvazione, l'ho baciata senza il consenso. Cioè, ti poteva denunciare. Lei però, non è vero, lei ce lo voleva con me da sempre. Vabbè, lui sapeva già. Quindi, okay. Era per rompere il ghiaccio. Era per rompere il ghiaccio. Quella sera finiamo praticamente a limonare tutta la sera, eravamo fidanzati. Lei sembrava persa, mi scriveva H24. Dopo due settimane la trovo con un altro ragazzo. Non la trovo io in realtà, mi viene detto, vado a vedere, c'era effettivamente. Tra l'altro lei è proprio un genio perché, cioè, io l'ho sgamata che stava con quest'altro tipo. Ma non a caso, infatti, non stava camminando. Stava nel posto dove noi stavamo sempre, cioè allora si metteva in un posto preciso. Lei si è trovata proprio lì, cioè con quest'altro, genio. Io dovevo andare lì un'ora dopo. Dai, cioè, dirmi. Magari arrivavo un po' prima, dai, la mia capitana faceva prima, la beccavo. Vabbè. E di nuovo, ma non posso essere solo le mie. Ma com'è possibile? Allora, qui però iniziano tanto bene con i tuoi ex. Qui c'è da dire solo una cosa. Vai. Scalatrice sociale, level up. La nostra relazione era basata sui social. Cioè dovevo fare solo video, foto o post, o comunque robe social dirette, se non stavamo insieme. Tant'è vero che il primo bacio ce lo siamo dati in una live su Facebook. Quindi figuratevi. Vabbè. Drammatico, drammatico. E tra l'altro, per questa ragazza, io e Vale abbiamo fatto, penso, una delle litigate più clamorose del nostro rapporto, perché lui non voleva aprire gli occhi, cioè era talmente stupido che era convinto che fosse tutta la sua serie. Ero molto preso, stavamo da un pochino. Ero ingenuo. Tu ragionavi con quello di sotto e non con questo di sopra, diverso. Esagerato. Però vabbè, pesco io a questo punto. Sono incollati. Pescane uno tuo, per favore. Eccolo qua. No. È il tuo. Ma me l'hai menata! Sì, ma sì. Proprio hardcore! Ti giuro sì, ti ho mandato la maledizione. Allora, lui ora fa il rapper. Ha fatto anche un episodio del Red Bull 64 Bars. Non mi ricordo. Comunque, ora fa il rapper. Tanto di cappello per la sua carriera, perché è bravo. E però era... diciamo un po' geloso. Lo adoravo, un po' geloso. Era il suo bro. Quindi molto bene, punti aura in più per lui. È finita neanche troppo male in realtà, cioè. No, neanche troppo male, infatti io lo seguo ancora. Così non vi trovate più, vi annoiavate, vi siete lasciati. A me è dispiaciuto perché io mi divertivo tantissimo con lui. Infatti, cioè, stavamo più tempo io e lui a giocare con i videogiochi, fare rap, comunque a divertirci rispetto a quanto tempo passavate voi. Prima qui eravamo diventati fratellini. Mi è dispiaciuto, però niente. Però non sapeva annoiati. Fare il fidanzato, sapeva fare l'amico. Però questo è vecchissimo. Cioè, parliamo di una cifra di tempo fa. Pesca, va? Sto nome quanto... Guardate questo foglietto, non si può aprire, tiene la colla, ma com'è possibile? Io lo sapevo che avresti preso il suo nome prima o poi. Vai, che cosa vuoi dire? Io? Io devo parlare. No, commenta tu. Io ho commentato fin troppo questa persona. Penso che veramente l'ho commentata all'infinito. Ogni volta veniva qua mi diceva, ma anche oggi c'è Luisa. E io provo a spiegare che vivevamo insieme e diceva, Luisa, vivo qui. È normale che è anche qua. Però non fraintendete, no. Non era una roba dove stavamo vengo. Sempre noi tre insieme, perché no, magari no, lei non veniva, se io stavo se sempre Luisa. Presente ci sta che ti girano, no? E dici, senti, ma un po' di privacy. No, raga, se le dava fastidio, anche se io stavo in camera mia chiusa a chiave, studiare. No, non aveva senso, cioè Luisa non poteva trovarsi nella casa, posso capire in camera perché vogliamo la nostra privacy. Ci sta. Luisa non poteva stare in casa solo se stavamo solo noi, quindi veniva o quando Luisa non c'era o andavo io da lei. Se stavano insieme non si salutavano, perché poi Luisa aveva avvertito l'odio, cioè da subito, quindi non è che raga, non mi poteva incontrare, non potevamo andare in bagno nello stesso momento, che c'erano tipo sguardi felini, proprio così, mi fulminava con gli occhi. Io tipo, io sorella, ma io cioè, stavo tipo tutta intossicata e stavo studiando, stressata, sta brutta. Vabbè, anche lì non dire... è che cercavi di essere proprio gentile. Ma no, perché mi faceva una volta girare. Luisa sapeva che lei stava qua, cucinò solo per me e per lei. Non cucinò anche per... cioè, a sto punto che cosa mi porti il cibo? E alle nulla. È vero, quello fu un gesto proprio di... cioè, eravate entrambi... però vi giuro, io non la sopportavo. E dove fa? Parti tutto da lei che non poteva... ma era una morta! Proprio. Io ogni volta poi cercavo di parlare bene di questa mia ex con Luisa, quando in realtà lei la odiava, me lo diceva fisso,
Io non te lo voglio dire perché se no te l'avresti data peggio, ma lei te lo faceva vedere, quindi è stato un disastro, ci siamo lasciati appunto perché non sopportava Luisa. Cioè, non ha avuto senso, pensavo di stare con lei e non con me. Ok. Comunque sì, effettivamente probabilmente voleva una relazione con me. Non è che era innamorata, noi non lo sapevamo. Secondo me no, credimi. Cioè, tipo c'era un amore un po' masochista, perché secondo me se ti becca per strada ancora oggi finisce male. Raga, io vi giuro, io a volte ho sempre avuto questo presentimento che tipo stavano con Valerio per arrivare a me. Ma non è mai vero, ma come è possibile? Cioè, io avevo questa sensazione strana. Non lo so, anche perché allora, poi si forse con un'altra è capitato, con lei no. Una era bisex e ce lo voleva davvero con me. Cioè, tipo, gli disse proprio a lui: ma non possiamo fare una cosa a tre con Luisa? Io, tipo, ma scherziamo? Cioè, Luisa voleva farlo. Ma è fine, cioè, stai bene, ricoverati. Cioè, boh, tu l'hai proposta in realtà sta cosa, non lei. Ti stai confondendo. Sto scherzando, ovviamente. Raga, comunque io direi di finirla qui perché sì, stiamo veramente da troppo a commentare gli ex e mi stanno tornando troppo in mente brutti ricordi. Se volete una parte 2 di questo video fatecelo sapere mettendo un bel mi piace sotto questo video. Commentate se anche voi avete degli ex folli e cosa vi hanno fatto, perché noi siamo davvero curiosi, dato che a volte io mi sento strana. E niente, ci vediamo al prossimo video.